Cooge, ben ritornati dal vostro Andrea Linkramontoni in questo nuovo episodio di Nightmare Having Galaxy Big Bang, nuovi portali leggendari. Oggi ci aspetta un'altra sfida. Chissà contro chi sarà? Vediamo un po', scopriamolo subito. Contro la Zeus. Oh, questa è bella. Piccolo appunto prima di cominciare la sfida: non chiedetemi di portare i reclutamenti. Sono io a decidere quando portarli e sono io a decidere cosa portare. Non mi chiedete sotto 10.000 commenti porta questo, porta quell'altro, perché tanto non rispondo. Quindi non vi preoccupate, i reclutamenti li porto, però sono io a decidere quando e chi, ok? Tanto io so quelli che volete vedere, chi volete vedere, quindi porto quelli, tranquilli. Ad ogni modo, iniziamo la partita contro la Zeus. Sicuramente saranno molto più forti di noi. Tipo noi al 40 e loro al 60, molto probabilmente, come la Genesis. Vediamo un po'. 43 contro 55. Ah, pensavo peggio. Pensavo davvero peggio. Ovviamente abbiamo la Raimon 11. Abbiamo tecniche per dribblare. Tecniche per bloccare con Kira's Raido. Ok. Lui non ha una tecnica di tiro. Mamma mia. E non abbiamo il Dragon Crash però. No, abbiamo il Dragon Crash ma non il Dragon Tornado. E vabbè. Insomma, sì, le tecniche le sappiamo quali sono. Sono sempre quelle. Va bene. La Zeus neanche ve lo dico, tanto hanno sempre le stesse due tecniche. Salto temporale e colpo divino, non hanno altro. È colpo supremo, ma avete capito. Vediamo un po' Shippudashi. La tecnica peculiare di Nathan. O Nathan, comunque, ditelo come vi pare, non mi interessa. Ovviamente fa fallo. Poteva andare liscia? No che non poteva andare liscia. Però possiamo rubare palla con Jude, sì! Che ha spinning cut? Ma è certo che ha spinning cut. Anche abbastanza forte, direi. Possiamo avanzare con lui, palla al piede, Illusion Ball. Tring, dribbling illusorio. Era così che si chiamava? Ah, però abbiamo il nostro amico Axel Blades che può tirare. Però abbiamo un tiro anche con Jude Sharp. Non mi dispiacerebbe effettivamente tirare con Jude, ma... Che gli facciamo? Userà sicuramente la tecnica della montagna. Quindi con Dark Tornado... No. Inazuma Break. Femmete! Sarà sufficiente? 320. La vedo male. Asciuto pochetto. Si vede che alcune tecniche l'hanno tenute, altre no. Però è strano che non abbiano tenuto le sue tecniche peculiari. Cioè, tengono tecniche come parata fortunata. Ma che ci fai? Boh. Ah, hanno vinto loro. Questa qua sembra sempre che sia una tecnica buona. Zigzag Spark è molto buona. Mi battono quasi sempre con quella. Non capisco perché. Dato che lui non può tirare. Ah, ma Axel stava lì per terra morto, certo. E non ha teco l'infuocato. Dribbling rovente si dovrebbe chiamare. In italiano. Ah. Peccato. Oh, ma dai, ma c'era, gli potevo rubare palla? Spinning cut, sì, perché tante tecniche, ragazzi, non le hanno tenute. E quindi devono per forza giocare con quelle che abbiamo. Ah, ma non c'è salto temporale? Ah. Oh. E invece c'è. Heaven's Time! Comuni mortali. 417? Calma. Vai, vai, Kila's Raido! Scivolata micidiale, 404, wow. Colpo critico. Oh, rifacciamo in Azuma Break? Almeno ci portiamo in vantaggio con 2-0. Diciamo che se anche ci fanno un gol, io sto comunque sia tranquillo, al sicuro. 1,
2, 3, Inazuma Break. Poi Ariete Inazuma in italiano, vabbè. Vai, cominciamo. Cominciamo. Oh mio Dio, ci siamo rubati palla a vicenda. Fantastico. Mi è piaciuta, questa mi è piaciuta davvero. Però con Max non abbiamo nulla. Ah. Dai, 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 dai. Vediamo un po' Kevin di farlo venire qua su. Cerchiamo di rubare palla ad Apollo. Apollo, figlio da pelle. No, com'era? A pelle, figlio d'Apollo. Poi c'è una palla di pelle di pollo. Tutti i pesci vennero a galla per rompergli il culetto, visto che non si fa marcare. Bene. Ottimo. Questo era Efesto, se non sbaglio. Nathan, puoi evitare di fare fallo ogni 3x2, per favore? Sei noioso. Non c'è 2 senza 3. Ah, strano. A quanto pare invece c'è. Vediamo un po'. Ok, quello è Dionysius. Oh, eccolo. Vai. Lui però... Ah, uscito un pochetto, consuma poco, quindi... Può farlo ancora un bel po' di volte. Però intanto 2-0. Ce lo siamo assicurato. Chi se ne frega. Lo para? Sì. Pure abbastanza forte, eh. Non male. Non male. Beh, ti pare che non lo prevedevo che la passasse da Afrodite? Vai, spinning cutto. E ci muore male. Però... Niente fallo, ma ragazzi. Che cosa fate? Cosa fate? Mi sembra un principiante Jude qualche volta. Che significa? La palla sta lì, prendila, no? Non è fuori gioco? Boh, tiro al volo. La parerà? Eh sì, certo. Ma dai. Serio? Ma Mark che... Mark ha lo spirito? Ok, questa è nuova. Quindi in alcune partite effettivamente alcuni personaggi hanno lo spirito. Ah, sapete perché ho lo spirito? È come per Axel, per fare mano del colosso. Che sciocchi, che sciocchi. Sciocchi, fuggite. Ab of time. Ciao. Aiuto. Mano del colosso. God knows. Sapere di Dio. Sa. Majinza Hando. Cioè, dire che l'ho parato è riduttivo. L'ho completamente annientato. Prendete quella palla. Mamma mia, ragazzi, a livello 43, eh. Non è che state a livello 5. Dai. Che delusione questa Raimon Eleven. Che delusione. Sarà anche quella che ha vinto il Football Frontier, ma... Qui è penosa a dir poco. Eccolo, eccolo, eccolo. Pronto. Dragon Crash. Non ce la fa. Se fa asciutto pochetto non ce la fa. È ovvio. Poi è molto più forte. Non di poco. Quindi effettivamente Dragon Crash qui fa schifo. Questo che vuole dire il gioco. Vabbè, Zigzag Spark. Sì, abbiamo capito. Bravo, bravo. I miei complimenti, commentatore. Lui era. Quindi non è più. Battuti di altissimo livello.
Kurimatsu fa schifo perché non ha nessuna tecnica per bloccarlo. E Kira's Raido è l'unica che può fermare la corsa di Afrodite. E guarda un po', ci riesce. Ragazzi, prendete la palla. Bene, bravi. Cos'è successo? Cos'è successo? Per un attimo è diventato tutto schermo nero. Ok, era fermato, ovviamente. Va bene, recuperiamo subito palla. Buono, buono. Vai, ancora Dragon Crash, l'ultima volta! Fallo potente! È impossibile farlo potente. Infatti Akon Axel è l'unico che si può segnare in questa partita. Forse Jude, forse. Questo è Hermes. Mamma mia, quanto è piccolo. Ma era più alto, era. L'hanno fatto più piccolo? Era più alto. Ah, anche loro sbagliano. Buono a sapersi. Devi fermarlo, Bobby. Se gli corri dietro, fermalo. Scusami, se te lo dico. Ho critical, però l'ha distrutto. E non ho più niente se non la parata normale. Il pinguinozzo, ma dai, 300 almeno di potenza sicuro. No, non ci arriva. Che pippa allora che sei. Allora lo paro. Di poco, ma lo paro. Sì, vabbè, Mark, allora però anche tu. Cioè, l'ho rimandata lunga, me la passi lì, me la passi? Ma io non lo so, finita comunque. Mamma mia, che partita disastrosa. Giocata male e... ma proprio brutta proprio. Non potevo fare nulla se non rubare e provare a segnare, rubare palla e provare a segnare. Solo questo c'era da fare in questa partita. Eh sì, l'acqua divina non è servita a nulla. Vabbè, Cugio, in ogni modo questo video termina qui, i reclutamenti non vi preoccupate che li porto. Per ogni modo, come sempre, vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!